Buonasera signori, benvenuti in questo video di FIFA. Video che parte subito con le highlights di Roma-Novara, finta 3-1. Partita in vantaggio in Novara, molto pericoloso al primo tempo e poi pareggio con Nainggolan, il neacquisto, per chi magari segue la pagina di Facebook, no. Link in descrizione, riceverete varie informazioni, guarda la serie anche da lì. Una partita molto pari, anche perché comunque la formazione schierata in campo era pesantemente da turnover, come potete vedere. Sblocca verso la fine Pjanic, all'ultimo secondo proprio il gol di Rich a chiudere la partita. Qui il gol preso da De Santis, che torna in porta dopo tanto tempo. Un po' sfortunato perché qui poteva prenderla con la il portiere del 6 è stato fantastico. Ottimo debutto anche per Raja Nainggolan, rimasto in panchina invece l'altro ne acquisto, Leandro, che ha fatto un figurone invece contro l'Udinese. Passiamo noi, l'Udinese appunto, il Milan, la Fiorentina, la Lazio, l'Inter, la Juve e il Napoli. Vabbè, comunque le favorite, quelle che giocavano in casa, hanno vinto. Perché ho voluto iniziare con questi highlights? Cioè, vabbè, iniziare subito a fine partita perché comunque ho ritenuto più opportuno farvi vedere un... Ed eccoci qui, Stadio Olimpico di Roma, ennesima volta con la pioggia. Con noi, spero, verso la fine di questo calciomercato di poter acquistare qualche buon giocatore verso la fine. Stavo pensando di rafforzarci un pochino al livello di difesa, se non addirittura di esterni come ali, perché non possiamo contare solo su gli Aic, il Sharawi e Gervinho. Abbiamo tre ali per due posizioni e insomma noi che dominiamo il campionato oggi andiamo alla ricerca della 19ª vittoria di fila senza mai essere stati sconfitti, un record che supera di gran lunga sia il record di vittorie dell'Inter di 17 partite che di quello fatto dalla nostra Roma quest'anno, ossia non aver mai perso dall'inizio del campionato. La Juventus si schiera con un 3-1-4-2 con Chiellini, Caceres, Ogbonna, Gabriel dietro. Comunque stavo pensando a qualche giovinazzo un po' nella difesa, se non addirittura per ora vediamo chi chiamare per le ali. Vediamo più che altro quello che poi andrà a essere il campionato. Poi si vedrà, attenzione Leandro. Giocatore di velocità, secondo me è qualcosa che per ora riesce a sostituire Strootman, ma che allo stesso tempo potrebbe anche andare ad aggiungersi sia Strootman a Gervinho, che potrebbe poi però anche aggiungersi a quest'ultimo. Sinistro di Strootman che va subito respinto dal portiere. Marchigno sul pallone, Marchigno che ricordo è andato a Verona. Tevez. Marchisio,
Versa ancora Marchisio. Pepe contrastato da Daniele De Rossi. Una stagione per lui, gli insegna finalmente capitano, insomma. Una stagione dove si sta mettendo in luce, soprattutto in, vabbè, come fa di solito in nazionale, ma anche con la squadra, mostrando ancora le sue doti anche verso il verso oramai aver superato il fiore della sua età. Ed ecco qui Gianluca Curci, subito la sua prima rimessa, una delle prime partite per lui con la Roma. Sharawi, Leandro cerca di servire Martini, attenzione, un po' troppo indietro Leandro, va addirittura a contrastare Llorente. Gabriel Llorente, Marachigno per Angel. Ottimo il Sharawi, attenzione il Sharawi. Mamma mia, certo, però è brutto, non dico, però debuttare contro nella seconda partita in casa contro una squadra forte come la Juve, per Leandro deve essere una grande pressione. Attenzione Pepe, Ogbon, va Leandro, cattivo Gabriel, Pogba, Marchisio, Pietro per Pepe, Gabriel. Oh, ottima intercettazione di Strootman. È un po' ingiocabile FIFA stasera, non so perché. Jaic. Ok, no. Niente. Michael per De Rossi. Il trante per Michael, attenzione. Mamma mia, il Sharawi arriva. Portiere pronto. De Rossi. Ecco Marchigno. Il gol di Marchigno. Gol dalla distanza di Marchigno. Un attimo, vado a spegnere la luce. Sto registrando tardi. Niente, ah, altro anche starnuti adesso. Ah. Lascio un po' di corda. Bel gol comunque, bello. Di Marchigno. Angel. Il Sharawi. Leandro, un bel filtrante per Caceres. Pepe. Madonna mia, che lag assurdo, ingiocabile. Marchigno, attenzione. Leandro, terzo gol in campionato per il giovanotto, che se non sbaglio ha tipo 19 anni. Madonna mia, 25 fps. Poi scende a 24. Attenzione Isla. Oh, ottima parata di Curci. Dico che è ingiocabile, ma riesco a fare parate migliori quando lagga piuttosto che. E vabbè, Pogba fa il figo del momento. Pensa di poter battere Curci da 300 km sparando in aria. De Rossi. De Rossi. Aiuta! Strootman.
Michael. Jaic. No, troppo curvo. Leandro su questo pallone anche si va a trovare pronto. Il via lungo per il giovane portiere rosso. Giovane, per il portiere rosso. Se non sbaglio qui nella carriera ha 25 anni. Vabbè, insomma, abbastanza giovane, ma non giovanissimo. Pepe. Marchisio. Viene a TA. Jose Angel. Il Sharawi, attenzione. No. Marchinho. Bella palla recuperata. Tiro un po' debole. Anche in FIV. Per niente impensierito, malgrado i due gol presi. Anche in FIV è la vittima preferita della Roma a livello dei gol subiti. Brutto fallo di Marchinho. Giallo. Eh beh, lo ammetto anch'io qua. Mi sono entrato brutto. Ma perché pensavo di prenderla, quindi ho pensato di andare con il piede lungo. Allora, nel secondo tempo il fortunato Marchinho che trova un bellissimo gol dalla distanza. Probabilmente verrà rimpiazzato per non avere uomini in meno. Atalanta che sta perdendo in casa contro l'Udinese, si sta rifacendo dopo il 4-0 subito dalla Roma. Bologna sta perdendo in casa contro il Cagliari. Genoa è pareggio in casa del Chievo 0-0. Fiorentina 1, Catania 1, Modena 0, Brescia 0. Cambi nel secondo tempo ne farò pochi, se non addirittura quasi nessuno. Appunto, per ora credo che mi darò la carta Pjanic al posto di Marchinho per più tardi. E inizia il secondo tempo. Un Enciaravi visto poco, ma probabilmente anche è dovuto al fatto che con il lag ho giocato più da un lato che dall'altro. De Rossi, attenzione. Marchinho, il giocatore comunque mi piace, malgrado sia fortissimo. Bisogna stare attenti perché se c'è il Sharawi da quelle parti. Intanto fuori gioco del Sharawi, anche se poteva essere evitato, insomma, visto che comunque non partecipa più all'azione nel momento in cui Ogbonna ha spazzato. Eccolo qui il Ciaro, attenzione. Intanto Asamoah della Juve se n'è andato per qualche squadra francese, non Paris Saint Germain. C'era qui che parte largo. Tiro di destra che veramente ha dovuto parare un siluro qui. 3 e solo 3 tiri per la Fiorentina, per la Juve. Non ci sto con il cervello stasera. Mamma mia. Bel tiro di De Rossi. Agifiv ancora pronto e ben posizionato. Seguito Leandro. Volevo rallentare con Leandro, cercare di allargarmi. Comunque, oramai era stato raggiunto da. Comunque, vorrei anche scusarmi se magari il video verrà molto scattoso. No. Qui
qui Marchigno mi ha fatto veramente sbiancare. Leandro, Benatia, De Rossi cerca di servire Strootman, non sono riuscito a centrarmi per quanto mi va lento il gioco. Vaffanculo, è ingiocabile, però così, in queste condizioni. Questa notte, vabbè, io forse avrò preso la reghipirina e quindi sto sudando un po' di mio, ma fa un pochino caldo qui a Roma. Io poi non vengo dalla parte allagata di Roma, io vengo dalla parte più a sud-est. Quindi magari noi del maltempo ne abbiamo risentito di meno, malgrado comunque a me il maltempo mi abbia fregato a prescindere. Qui vabbè, palla facile recuperata da Strootman, Leandro a col pallone. Guadagna tempo e larga per Strootman, come preferite voi, insomma. Strootman, come dicono Caressa e Bergomi nel gioco, Strootman, come solitamente sento dire su Premi, non so quale delle due pronunce sia la migliore. Io sinceramente sono sempre fidato di quelli di Sky perché non sbagliano molti di pronunce. Non credo Strootman o Strootman sia una di quelle. Poco visto Curci, ma comunque ha tenuto blindata la sua porta. Adesso è lui il primo portiere della Roma. Un po' anche perché mi sono arrabbiato per il fatto che ha rifiutato di suo proprio di rinnovare il contratto. Un po' anche perché stranamente alla termine del contratto torna nella squadra da cui l'ho prelevato, ossia il Valencia. Pjanic, De Rossi, Maicon un pochino più accentrato, Maicon ma comunque perfetta la sua posizione. Rallenta il giocatore brasiliano, attenzione, serve il connazionale. Qui la Juve di nuovo in pericolo. Contro di me non c'è storia, la Juve non riesce a vincere. Ed ecco Vucinic. Calcio d'angolo, ma veramente mi stanno facendo sbiancare. Lichtsteiner al posto di Gabriel. Curci. Benatia, attenzione Benatia. Oseang è oramai diventato una prima scelta al posto di Balzaretti. Mamma mia, il gol che si è mangiato Leandro. Qui si è giocato la doppietta, ma comunque pericolosa ancora la Roma. Quinto tiro per Leandro. Probabilmente non vorrei azzardare, ma migliore acquisto sì, ci stiamo. Migliore acquisto anche perché comunque mi sono informato su Leandro, c'è un sito chiamato SoFIFA, lo posizionavano tra i giocatori che cerco io, tra il mio stile di gioco. Era quello che comunque era tra i primi, poi giocava nel Palmeiras, quindi non giocava nemmeno in prima. Però ha un gen di 76 partenza, quando l'ho comprato in prima stagione 71, ma cresce tanto perché se in una stagione passata è cresciuto così tanto, beh, il ragazzo deve crescere bene. Allora stavo pensando a un De Rossi Paredes con Strootman che fa le veci di mediano. Invece il miglior acquisto estivo è stato Paredes, è stato un boom
il suo venuto dopo, verso la fine del calciomercato, ma comunque sì, vabbè, mi è piaciuto subito, è un trequartista buono, a volte l'ho schierato anche come attaccante, proprio nei casi più estremi, magari quando non c'è tante sostituzioni o magari le controparti non mi garbassero proprio così tanto. Carlos Alberto Tevez, gol dalla distanza, gol che Curci non poteva evitare, gol che io potevo evitare se il computer non laggasse così tanto. Il Ceraui, guardatelo come scende. Paredes! 15 gol in campionato. Sempre lui dà battaglia a Tevez al suo gol. Sbaglio qui della Juve che non copre il giovane Leandro. E Roma Mania. Verso la fine il computer non sta dando poi così tanti problemi. Vabbè, comunque ormai è finita. Roma buona, discreta. Un po' ingenua nella fase in cui abbiamo subito il gol. Però dai, abbiamo giocato comunque un bel calcio. Adesso c'è da sistemare un po' la fase difensiva. Magari mettere qualche giocatore giovane, buono per il turnover, ma non troppo debole. Una buona promessa. E poi, boh, un'ala. O forse anche il contrario, direttamente mettere qualche sostituto per El Shaarawy o addirittura lo stesso Ljajic. Adesso vedremo, ragazzi. Bene, per questo video è tutto. Noi addirittura a venerdì. Mercoledì nella serie di Dead Space non sarò solo probabilmente. Lo Schalke vuole destro. Lo Schalke vuole destro. Offrono tanto. Beh, tanto si fa per dire. Addirittura nella controfferta io non potrei chiedere 22 milioni e 3. Io ci provo. Se questi sono così scemi da accettare, poi è tutta un'altra questione. Perché comunque destro non lo uso molto. Non è il mio miglior giocatore in fase di attacco. Il migliore è lo stesso Aven Mike qui. Ho già la voce da uomo. Destro un pochino, però comunque ho una bella stagione. Tutti quei soldi, a mio avviso, li vale. Bene, ragazzi, per questo video è tutto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao.